Abbiamo poco tempo per introdurre un argomento che a me diverte enormemente, visto anche il mio cognome, Annalisa Malerba. Se volete qua i documenti, tranquilli, assolutamente il mio cognome, e cioè quello delle erbe spontanee in cucina. Diciamo che Stefano mi ha lasciato assolutamente campo libero su quale argomento scegliere. L'idea era di parlare del mio tipo di cucina, cucina latica con due N, come dicevo, e l'idea che mi sono fatta però è che poteva essere bello condividere qualcosa che mi porto dietro come esperienza fin da bambina, e cioè l'uso delle erbe spontanee in tavola. Un argomento che oggi è tornato di grande attualità, con mia grande gioia, e un argomento di cui spesso potete trovare notizia o sentore anche sui quotidiani e sui settimanali, che fino a qualche anno fa non se ne occupavano, anche perché le erbe spontanee oggi sono entrate anche nelle simpatie di alcuni grandi chef. In realtà la cucina che vorrei raccontarvi oggi è una cucina molto umile, ma non per questo meno sentita e meno appassionata, che è un po' la cucina che ho imparato da mia nonna e dalle sue vicine. Questo non per essere nostalgica, ma per raccontare la mia cucina come una parte di me, come una parte del mio quotidiano, perché di mestiere faccio la contadina, lavoro in agricoltura, e mi piace pensarlo come davvero il mestiere più antico del mondo, forse un mestiere che è nato in mano alle donne, che si prendevano il tempo di raccogliere, guardare, osservare. E la cucina che vi voglio proporre oggi si nutre tutta di ingredienti chilometro zero. Io vengo dalla provincia di Rovigo, o al massimo da commercio equo e solidale. Vedrete che sono ingredienti che avete anche nella dispensa di casa, nel senso che avremo quattro assaggini che andremo a commentare insieme. Adesso magari questo tavolo vi sembrerà un po' strano, ma non sono creature aliene, è quello che avete probabilmente nell'orto di vostra nonna, appunto nella dispensa di casa. L'idea è quella, scusatemi per la mise en place che sarà un po' ruspante, visto che comunque qua in sala conferenze non potevo portarmi una grande attrezzatura, e soprattutto scusatemi se assaggeremo dei piatti freddi, spero siano gradevoli ugualmente, però non me la sentivo qua di portare la piastra e magari di fare fumo e vapore, visto l'ambiente e visto che avevamo poco tempo. E come vi dicevo, Stefano era partito dicendo: racconta qualcosa della tua cucina. Quello che dico io è che non sono io che scelgo di cucinare, ma in un certo senso sono gli ingredienti che mi portano dove hanno voglia di andare. Fin da bambina mi sono dilettata a fare l'orto, fin da bambina sono stata nella casa dei miei nonni, li ho aiutati a fare l'orto, a coltivare le proprie verdure. Poi devo dire che i nonni se la prendevano sempre un po', perché io perdevo tempo a dare da mangiare alle formiche. Mi divertivo molto, secondo me, io le ammiravo perché queste sono fortissime, sollevano veramente dei quintali rispetto al proprio peso e soprattutto hanno un'organizzazione veramente ferrea. Devo dire che da bambina le ammiravo molto, avevo questa pessima idea che ogni tanto portavo in maestra le formiche e poi mi mettevo lì a guardare le erbacce, che per me erano fantastiche, perché dicevo: ah, oh, nessuno le semina, nessuno se ne prende cura, ce le troviamo sempre tra i piedi. Tra l'altro, secondo me, erano di una grazia e di una bellezza spaventosa, e francamente mi ero già innamorata delle erbacce. E volevo sapere come si chiamavano, perché come i bambini tendono a dare un nome a tutto, ai pupazzi, al mostro del pavimento, al ferro da stiro, a tutto quel che vi pare, io volevo dare un nome a queste erbe che mi avevano accompagnato fin da bambina. E poi a 6 anni mi sono ammalata di una brutta pertosse, culminata con una broncopolmonite, e avevo a disposizione un libro che avevano acquistato i miei genitori degli anni 70, Segreti e virtù delle erbe medicinali, della selezione del Reader's Digest, forse qualcuno ce l'ha in casa, ed è stato da lì che poi ho imparato a chiamarle con nome e cognome, e l'amore non mi è mai passato. Cucina solo con le erbe spontanee? No, qua non sarà tutto e solo a base di erbe spontanee, ma gli ingredienti che troverete sono stati coltivati da altri contadini che vivono con passione il loro rapporto con la terra. Non è importante dal mio punto di vista come contadina che si tratti di un metodo di produzione biologico necessariamente certificato, quello che conta è che chi coltiva abbia amore per la propria terra, quello che conta è che il contadino, dal mio punto di vista, il primo paladino
nel difendere l'ambiente. E mi piace pensare che tutto quello che faccio ogni giorno al terreno poi sarà l'ambiente che lascerò ai miei figli, ai miei nipoti. In questo senso mi sento un'enorme responsabilità che non mi fa dormire la notte, coniugata anche a un certo senso di gratitudine per la natura che in un certo senso se ne frega di noi. C'è chi dice che non riusciremo mai a distruggere il pianeta, perché il pianeta per fortuna ha i propri equilibri, lo credo anch'io. E devo dire che mi trovo scolpita e grata di come la natura riesce sempre a guarire se stessa. E il posto in cui lavoro, la provincia di Rovigo, quindi una zona di pianura, da alcuni è considerata una delle zone più devastate, almeno qui in Italia. Forse perché in pianura l'agricoltura a modello industriale ha cominciato a farsi sentire già dalla metà degli anni 30 in poi. E quello che io vedo è una grande bellezza attorno a me, vedo tante persone appassionate e quello che cerco di fare ogni mattina quando mi trovo in cucina è quello semplicemente di andare nell'orto o lungo la capezzagna, la striscia d'erba che contorna i campi, vedere cosa c'è e poi pensare come posso declinarlo in cucina. Oh, intendiamoci una cosa, tanti mi dicono che i miei piatti sono complessi perché magari cerco di far assaggiare più elementi. Tanti mi dicono, cosa che avranno detto anche voi immagino, ah sì, ma sai, la cucina vegana è complicata, la cucina vegana ci perdi un sacco di tempo, ah ma tutto quel tempo che perdi a cucinare io non ce l'avrei. E quello che io mi dico, ah, prima di tutto intendiamoci, io se sono in casa da sola, cioè casa all'aperto, il più delle volte mi mangio la carota cruda tirata su dal terreno, ve lo dico, non sto qua a cucinare. Poi se ho fretta, quando faccio i corsi di cucina faccio tutte le cose carine, pezzo per pezzo, nelle minestre le verdure cotte una per una giunte alla fine, quando poi arrivo a casa ho fretta, cosa faccio? Come tutti, butto tutto nella pentola, poi se le verdure stanno a cuocere delle ore diventano grigie, ok, capita anche a me. Quindi assolutamente non crediate, è bello che ci siano queste occasioni di scambio perché mi prendo il tempo anch'io di riflettere su piatti nuovi. Ci tengo a dire che le ricette di oggi sono state concepite, pensate, provate da una decina di giorni a questa parte apposta per i Vegan Days, quindi sono tutte ricette assolutamente inedite che dedico a Stefano con tanta stima e con tanta ammirazione, visto che ti sei palesato, finalmente posso dirlo. Stefano è stato il primo autore che ho conosciuto nella ricerca di qualche cosa che fosse finalmente in italiano sul veganesimo, visto che ha iniziato un bel po' di anni fa. E il primo autore che ho incontrato è stato Stefano, che tuttora, se non mi sbaglio, vero Stefano, sei più prolifico in materia, no? Almeno qua in Italia. Ne ho scritti tanti. Ne ho scritti tanti. E quindi vi dicevo, i piatti che ho preparato oggi sono stati sperimentati da una decina di giorni a questa parte e vogliono essere dedicati a questa iniziativa, a voi che siete venuti, e a un autore che ho sempre stimato molto per la sua originalità, per la sua grinta, per il suo selvaticume in un certo senso. E ve li spiegherò uno a uno, passo passo, poi li metterò sul mio blog naturalmente. E quello che mi piacerebbe è che questi piatti rappresentassero un po' la creatività, l'insaziabilità nel farsi domande, scusate il neologismo, mi è venuto così, e questa attitudine a incontrarsi e uscire poi non con delle certezze ma delle domande sempre nuove. Quello che dico quando le persone mi chiedono di tenere qualche intervento sulle erbe spontanee o sulla cucina erbivora è che vorrei che uscissero di lì non con delle idee chiare ma con tante domande in più e possibilmente con l'idea di contestare quello che ho detto, così vanno a cercarsi qualche cosa. Ed è anche un po' lo spirito di questo incontro. Vorrei farvi conoscere qualche sapore che spero per voi sia nuovo. Vorrei farvi conoscere una parte di territorio alla quale sono molto legata e vorrei che usciste da qui con l'idea di imparare a raccogliere, con l'idea che le erbe spontanee sono un patrimonio comune dell'umanità, che le erbe spontanee sono alla fine le antenate di quelle coltivate e soprattutto che ciascuno di noi può avere un proprio percorso verso le erbe spontanee. Tante volte mi viene detto, ma io abito in città, che senso ha parlare di erbe spontanee? E io dico, ma alzate lo sguardo, lungo ogni muro c'è pieno di erbe spontanee, no? Quella che cresce sui muri, la paglietaglia, chi è che non la conosce?
O quello che dico è che basta alzare gli occhi sul marciapiede e le erbe spontanee sono lì. Poi è chiaro, non vi sto incitando ad andare a raccogliere in centro a Padova, intendiamoci. E quale può essere allora l'alternativa per chi abita in città? Prima di tutto, scusate da contadina, parto subito da qua, se fate parte di un gruppo d'acquisto solidale sicuramente, me lo auguro, avrete rapporti con produttori attivi sul territorio e molto spesso il produttore ha proprio piacere di mostrare il proprio lavoro ai componenti del GAS, quindi accoglie le persone in azienda e peraltro se ci sono dei momenti di picchiorone, quindi invito i gasisti in azienda a venire a raccogliere le proprie verdure, può essere anche il modo di venire a conoscere le erbe spontanee e perché no magari fare anche un po' di diserbo, che può essere anche utile perché appunto le erbe spontanee sono molto generose nel loro palesarsi. Ok? E finché aspettate, proseguo con l'impiattamento, vorrei presentarvi il primo dei quattro assaggi che avremo oggi, vi chiedo un po' di collaborazione così magari mi sento un po' meno da sola. Facciamo passare i bicchieri e vi faccio passare il primo assaggio del mosto che ho molito io, grazie, se vi potete passare i bicchieri, è del mosto che ho molito io in questi giorni, esattamente ieri mattina, e poi ho preparato un'infusione dove troverete dentro ortica, fiori di tarassaco e bacche di prugnolo. Vi faccio vedere velocemente per chi non le conoscesse le bacche di prugnolo. Il prugnolo o Prunus spinosa, eccolo qua. È questa bellissima pianta che è un po' un antenato delle nostre prugne coltivate. Ha delle belle spine e ha la caratteristica, come tanti frutti selvatici, di dover prendere la botta di freddo, il cosiddetto ammessimento, perché la polpa si ammorbidisca e il sapore diventi gradevole. Ce l'avrete anche in un altro assaggio. Allora, io chiedo la collaborazione di qualcuno. Qualche volontario. Voilà. Non ho preso il colino perché volevo che vedeste gli elementi, quindi vai e versa. Allora, qual è il senso di mettere, sentirete un gusto particolarmente dolce perché l'uva è arrivata a completa maturazione, quest'anno è resistita in pianta almeno da me senza soffrire delle temperature che si sono abbassate anche perché c'è stata molta poca nebbia e quindi non si sono manifestati particolari malattie fungine. Quindi sentirete un gusto estremamente dolce del mosto. Sono vitigni antichi più alcune viti americane di cui forse alcuni di voi riusciranno ad apprezzare il sapore, e come l'uva fragola e come il famoso clinto o grinto come dicono nel Rodigino. E quindi questo mosto dal sapore un po' greve, un po' particolare, che è stato arricchito con l'ortica ricchissima in ferro, con i fiori di tarassaco che donano una certa piacevolezza e un che di gelatinoso. I fiori di tarassaco si possono assolutamente mangiare, li potete mettere in insalata, ma li potete usare anche da cotti. Da cotti i fiori di tarassaco hanno questa sorprendente capacità di formare una sorta di gel vischioso e nel mio blog trovate proprio una ricetta di crema pasticcera che è stata realizzata con i fiori di tarassaco. Mi raccomando, togliete la parte verde, ce ne sono altre due bottiglie se c'è bisogno. Grazie al nostro cameriere, un applauso. Allora, dovevo avere due simpaticissime amiche che mi aiutavano ad impiattare oggi, ma essendo malanni di stagione erano tutti ammalati, solo io resisto, essendo una bestiaccia, e quindi niente, vi dovete accontentare di me che impiatto finché parlo. Devo dire che la cosa a me piace perché anche se sembro tanto alla mano, in realtà sono davvero molto selvatica e molto timida, e quindi nelle occasioni pubbliche di solito cerco di parlare per un'ora e dopo un'ora sono contenta di dover uscire, di dover parlare a tu per tu, perché esaurisco le cartucce. Quindi dovermi anche impegnare in piattare, tutto sommato, mi fa anche piacere perché così mi sento meno timida del solito. E quindi, come vi dicevo, i fiori di tarassaco, che quindi sono forse una parte meno conosciuta della pianta, in realtà sono molto interessanti per l'uso in cucina. Spero che l'assaggio vi sia gradito, se qualcuno si vuole servire fate pure.
e avete sentito un po' di gusti sovrapposti a cui forse non eravate abituati, però appunto l'idea era proprio quella di farvi assaggiare qualche cosa di nuovo e soprattutto qualche cosa che non potrete mai trovare in negozio, non per il gusto di fare qualche cosa che sia assolutamente originale, ma proprio per l'idea, come vi dicevo, di venire qua a condividere una parte di me. E il mio percorso erbivoro, come lo chiamo io, è iniziato nel 94, avevo 14 anni, forse per il fatto che abitavo già fuori casa, e diciamo che è stato un amore a prima vista verso un tipo non tanto di cucina quanto un tipo di visione del mondo. Una visione del mondo che per me è stata estremamente arricchente e che ha avuto il significato che vi dicevo prima, e cioè non smettere mai, mai, mai di farmi domande. Trovare che qualsiasi momento in cui mi sentivo l'anima in pace, in realtà poi il momento in cui mi accorgevo che non ce l'avevo affatto e che c'era di nuovo qualche nuova domanda che poteva sbocciare. Quindi il mio percorso al veganesimo è stato un po' questo. E è proseguito poi interessandomi all'aspetto della salute, visto che sto terminando accanto al percorso in campagna, sto terminando il percorso di studi accademici in medicina e chirurgia. E devo dire che la nutrizione mi ha sempre appassionato tantissimo, quindi quando ho cominciato a capire che mangiando tutto vegetale non solo potevo appagare la mia sete di giustizia, la mia sete di bellezza, ma potevo anche star bene, beh, mi è sembrata una bella cosa. E anche delle erbe spontanee, devo dire, mi viene spontaneo associare un po' l'aspetto biochimico con l'aspetto più squisitamente del gusto, e quindi le erbe spontanee col fatto che sono state poco selezionate e non hanno voluto accontentare il profitto dell'agricoltore, no? Loro arrivano lì perché quelle sono le condizioni ottimali di coltivazione. Poi se ve le volete coltivare, vigliacca miseria, è difficilissimo. Una pianta che andremo ad assaggiare oggi, che poi vi farò vedere in foto, la Salvia pratensis, o Salvia dei Prati, chiacchierare non ce la faccio, devo avere la pinza, ah eccola, scusate, pensavo averla lasciata a casa, invece ce l'ho. La Salvia pratensis o Salvia dei Prati è una pianta che si riproduce molto bene da radice, basta prenderne un pezzetto. Quando volete riprodurla da seme è difficilissimo, proprio perché le erbe spontanee sanno loro dove andare a nascere, ma noi non possiamo convincerle. E stessa cosa, tanti mi dicono, ah guarda, voglio seminarmi l'ortica perché mi piace tanto, è così buona, fa così bene, eppure è difficilissimo poi riuscire a farla nascere, anche chi la coltiva. Sapete forse oggi che c'è una certa industria legata all'ortica, sia per quanto riguarda l'aspetto della carta, sia per quanto riguarda le fibre tessili. La fibra tessile ricavata dall'ortica è una fibra tessile estremamente interessante proprio per le sue virtù analergiche, è paragonabile alla canapa. È ancora molto di nicchia, chiaramente, purtroppo resta un prodotto di lusso, dico purtroppo non perché abbia qualcosa contro la filiera di lusso, ci mancherebbe, ma perché penso che essendo un prodotto così interessante, specie per chi ha problemi dermatologici, sarebbe bello che fosse un pochino più alla portata di tutti. Un elemento che mi piace ricordare è nella fiaba dei sette cigni c'è la sorellina che deve prima filare e poi tessere le camicine dei sette fratelli e lo deve fare con l'ortica. Allora, tante volte noi andiamo a cercare dei significati simbolici all'interno delle fiabe, probabilmente in questo caso più che cercare un significato simbolico possiamo valutare che già all'epoca fosse ben conosciuto l'uso tessile dell'ortica, perché in realtà, vedete, non è che richiede una grande tecnologia, è chiaro che oggi la filiera cerca di andare nella direzione di semplificare i processi produttivi, ma l'ortica come fibra tessile era conosciuta fin dalla notte dei tempi. Quindi anche in questo caso una pianta dalle mille virtù e dalle mille proprietà. E l'ortica, di cui tanti mi chiedono, oggi sarà presentata a voi sotto due forme, sia sotto forma cotta sia sotto forma cruda. E una cosa che io dico sempre è che l'ortica va raccolta a mani nude.
E tutti mi dicono, ma come mai c'è qualche particolare motivo religioso sotteso a tutto ciò? Ma come mai? È perché c'è un discorso di reumatismi, perché dicono che l'ortica, la puntura dell'ortica è come quella delle api. C'è anche un racconto di Italo Calvino, molto carino a questo proposito. Non so chi di voi se la ricorda, una della saga di Marco Valdo. Che Marco Valdo comincia a curare tutti col veleno delle api usando la pina, abbastanza divertente. Poi secondo me, letto in una certa ottica antispecista, veramente è interessante da rileggere. E quindi vi dicevo, di solito incuriosisco sempre tutti con questa affermazione, in realtà è perché la parte più golosa dell'ortica è anche quella più interessante dal punto di vista delle proprietà nutrizionali, è proprio la cimetta. Quindi le prime quattro foglie, partendo dall'alto, foglie che non hanno ancora sviluppato i pelusti urticanti. Quindi in questo senso l'ortica si raccoglie a mani nude, per carità, nessun significato punitivo, anzi meglio godersi la vita che poi ognuno i propri dolori, ognuno abbraccia la propria croce, raccoglietela tranquillamente come volete, ci mancherebbe. E finché finisco di impiattare chiedo a qualcuno se ha voglia, adesso facciamo fare a qualcun altro, il cameriere. Oh, perfetto, grazie, che bravi questi ragazzi. Se vuole passare le posate, che poi io passo a passarvi i piatti e vi illustro gli assaggi uno per uno. Quindi vi dicevo, dell'ortica si dovrebbero raccogliere solo le cimette. Qual è il motivo? Via via che la pianta cresce, matura, elabora dei composti che si chiamano cistoliti e che alla lunga, se proprio uno mangia tanta ortica, si dice che potrebbero essere irritanti per i reni. Ora vi dico, in letteratura medica, che io sappia, non esiste nessun caso di morte per insufficienza renale determinata dall'ortica vecchia, intendiamoci. È un discorso un attimino di precauzione, anche perché poi c'è chi consuma in grandi quantità queste erbe spontanee, anche un po' con il concetto delle cosiddette cure di primavera, quindi secondo me è bene tenere conto di questi elementi. Chiaro, se dovete fare una cena per 70 persone, anziché raccogliere solo la leggiadra cimetta, magari avete fretta e vi raccogliete la pianta intera, va benissimo, specie comunque in primavera, quando non è eccessivamente fibrosa e quindi potete tranquillamente godervi la pianta intera, ok? Quindi non era assolutamente per fare terrorismo, era per darvi alcuni elementi che poi potete ritrovare facilmente in rete. E sempre in rete, tante volte ci sono degli approcci, a mio parere, un po' terroristici. Per esempio, penso un po' tutti, avrete sentito parlare della borragine e del fatto che contiene i famosi alcaloidi pirolisidinici, un bello scioglilingua, forse a qualcuno piace per quel motivo. Cosa sono? Sono sostanze che possono risultare tossiche per il fegato. Però andiamo a chiederci in che quantità devo consumare questa pianta e soprattutto se la tossicità per il fegato dipende anche dal terreno, nel senso se dipende dal fatto che la persona ha già dei problemi di fegato. Soprattutto, ecco, il discorso è quello che comunque queste piante, come potete immaginare, non si consumano in grossa quantità, non è come mangiarsi delle fette di pane, per intenderci. Allora, l'ultimo report sull'argomento, data del maggio 2016, sono andata io a controllare in letteratura qualche mese fa, ed era di una ricercatrice greca che, insomma, contestualizzava questo discorso sulla borragine e concludeva, dopo aver selezionato la dieta tradizionale di un buon numero di popoli mediterranei, avendo valutato poi su questi parametri, su questi valori, quali potevano essere le concentrazioni dei composti tossici, aveva detto che potevamo stare assolutamente tranquilli e che insomma possiamo fidarci che non siamo discesi dagli alieni, ma siamo discesi da questi pure se si mangiavano la borragine. Morale, state molto attenti su quello che gira in rete, specie quando si tratta di discorsi terroristici, fate riferimento per la tossicità a pubblicazioni valide, vi assicuro che è meglio partire anche da neofita con una pubblicazione a carattere specialistico, ma che su queste cose è molto rigorosa, specie sul versante della tossicità, piuttosto che disperdersi su dei testi divulgativi che magari sembrano più facili, più ammiccanti, ma poi in realtà mi danno ben poco. Questo è un consiglio che mi sento di darvi. E l'altra cosa, cercate di affidarvi, d'altro canto, a chi vive le erbe spontanee con il cuore più che con la testa, quindi con chi
è un esperto perché le usa quotidianamente nella sua cucina o perché le incontra quotidianamente per lavoro. E ci sono delle persone che per lavoro si occupano di insegnare all'università malerbologia, che significa sterminare le erbe spontanee, e che poi quando si tratta di un primo approccio sono favolose proprio perché vi sanno leggere la questione con estrema ironia. Quindi quello che conta non è tanto avere un approccio più o meno tecnico, ma conta il fatto di saper tradurre in parole per chi per la prima volta si avvicina al mondo delle erbe spontanee. Ma che si tratti di un contadino che ve le racconta in dialetto o che si tratti di un docente universitario, quello che vi voglio invitare a fare è di seguire una persona che ne ha pratica sul campo e che se ne è occupata da abbastanza tempo, specie, vi dicevo, sul versante della sostenibilità, perché su quella non si scherza. Io ho finito di impiattare, comincerei a passarvi questi piatti, scusandomi appunto se sono stata piuttosto ruspante. Grazie. Facciamo un po' di passaggio, dopodiché ve li andrei a descrivere. Allora, io vi consiglio di partire dal crudo, quindi da quella roba che assomiglia un po' a un'insalata molto anarchica, con tutte quelle fogliette. Allora, ve la commento finché la preparo. Allora, questa insalata è composta partendo dal basso verso l'alto, è tutta crudo. Allora ci sono degli insalatini di cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio, cioè sostanzialmente sono i nostri cavoli tagliati molto fini, come nella tradizione macrobiotica, e messi per qualche ora con un po' di sale sotto un peso. Comincia una prima fermentazione che me li rende più digeribili. Nel cappuccio bianco è stata messa un po' d'uvetta, e nel cappuccio rosso è stata mescolata un'erba spontanea che adesso vi faccio vedere, che è il Chenopodium album. Allora, il Chenopodio farinello, come forse qualcuno lo conosce, è una pianta tipica del periodo estivo. Mi scuso per le foto, ma purtroppo ieri sera la pennetta mi è andata in crash, ho dovuto recuperarla in fretta e furia e questa qua è finita in bassa definizione. Quindi ci sono le foglie di questa pianta e le foglie della melissa. La roba verde che vedete in mezzo al rosso sono le foglie del chenopodio, che non è aromatico ma ha un buon sapore fresco anche da crudo, e le foglie della melissa. La melissa è quella che mi dà quella nota di limone. Attenzione però che me la dà quando è cruda e quando è fresca, perché se me la vado a essiccare in tisana sì, ho un buon profumo, un po' da fieno, però sostanzialmente se la vado a essiccare in tisana mi perde un po' questo profumo di limone, o meglio lo mantiene pochissimo, anche se l'essico con tutti i crismi. E invece come secondo strato avete un'insalatina composta da tuberi e radici, quindi avremo la patata dolce tagliata sottile, quella che vedete bianca, e la carota, e come piante caratterizzanti avrete la stellaria media, che è questa, che è quella un po' più delicata, questa, quelle fogliette lunghe lunghe, e poi avrete la portulaca. Allora, come mai si è chiusa questa? La portulaca è tipica del periodo estivo, però un po' tutti oggi la conosciamo, quella che sembra un po' grassa, un po' carnosa. La conosciamo un po' tutti perché recentemente è salita alla gloria della stampa per il suo enorme contenuto in acidi grassi omega 3. Allora, la mia portulaca è particolare perché oltre agli omega 3 è anche un'ottima fonte di vitamina C, e infatti ero una delle tante piante che i marinai portavano con sé durante le traversate in mare. Forse qualcuno di voi sa che la flotta inglese denominava i propri marinai limonini, perché si era cominciato a capire che se non c'erano frutta e verdura fresche a bordo, i marinai si ammalavano di questa orribile malattia che è lo scorbuto, con tutta questa serie di emorragie cutanee. E i nostri marinai in realtà già dalla notte dei tempi sapevano già cosa portarsi in barca, infatti c'è la testimonianza che sulle navi greche era sempre presente la portulaca, se ne tagliavano i ramettini carnosi a pezzetti
e si metteva sotto sale all'interno di barili. La nostra portulaca è ricchissima di vitamina C, conservata in questo modo, latte fermentata, poteva tranquillamente supportare anche per traversate medio-lunghe la dieta dei marinai quanto appunto alla nostra vitamina C. E portulaca ha un nome particolare, tra l'altro, che ci rimanda proprio alla richiesta di vitamina C. Infatti ci sono due ipotesi sul nome. Uno, piccola porta per il formarsi dei suoi semi e la capsula che si apre come una porticina, e l'altra ipotesi è legata al latino, portulaca sarebbe un derivato dall'arabo, l'altra ipotesi è derivata dal latino e porcus, scritto con la breve, allude ai genitali femminili. Perché? Perché la portulaca probabilmente è una delle tante piante che veniva usata per arrestare le lochiazioni, e cioè le emorragie postpartum, come anche la borsa del pastore. Quindi vi dicevo la nostra portulaca. E sopra trovate queste scagliette, che dal sapore un po' formaggioso, che sono preparate ancora con la portulaca, questa volta essiccata, e la base è fatta con le mandorle che sono state fermentate con un ingrediente molto banale, cioè mi sono fatta lo yogurt di soia in casa, poi come si fa nei paesi medio orientali mi sono preparata un formaggino mettendo lo yogurt a scolare in un telo. Si chiama Lassio Labnè ed è una preparazione trasversale a tantissimi paesi. E il siero che mi resta sotto non va buttato, è ricchissimo di microrganismi ancora attivi. Se avete fretta lo potete semplicemente riciclare per dei frullati casalinghi, o altrimenti potete usarlo come base per innescare una fermentazione, in questo caso di frutta secca oleaginosa, perché a me piace molto preparare questi formaggini estemporanei, o altrimenti se voglio preparare delle verdure latto fermentate come i crauti, ma magari ho fretta e magari le temperature non sono proprio quelle ottimali, uso questo come innesco di fermentazione, in modo che la fermentazione parta un po' in anticipo. Quindi per quello sentite il sapore un pochettino formaggioso. E il terzo assaggio, per quello dicevo, sentite il saporino un attimino formaggioso. Il secondo assaggio, tutto a crudo, è il blob verde più quella specie di couscous fatto dal cavolfiore e dal broccolo. Allora, la salsa verde che avete sotto, questa, con questo bel verde brillante, è stata fatta partendo dall'ortica, ma l'ortica usata a crudo. Allora, come vi dicevo prima, dell'ortica intanto cerco di raccogliere solo le cimette, e poi quello che è interessante è che una volta che io la essico, o anche una volta che semplicemente la vado a frullare, dopo un po' i composti che mi danno l'irritazione cutanea si degradano tranquillamente, ok? Quindi non vi dovete preoccupare se vi fate un frullato con l'ortica o se vi preparate un pesto con l'ortica cruda, come avete sentito è perfettamente innocuo. Una delle soluzioni che a me piacciono di più alla mattina, grazie, così mi dai tu parere in diretta. Una delle soluzioni che mi piacciono di più alla mattina è proprio quella di prepararmi un bel frullato con ortica cruda, succo di limone, zenzero, quando ci sono i miei figli metto anche una mela, perché a loro piace un pochettino più dolce. E la cosa divertente è che poi mia figlia a tutti i suoi amici dice: ah, ma lo sai che mia mamma si mangia le ortiche crude? E secondo me quelli mi vedono come una specie di strega, poi vengono da me, gli faccio la pizza, ovviamente vegana, ma a loro piace molto anche solo con pomodori e olive, e di solito si ricredono. Però devo dire che questa cosa è sempre un elemento che suscita un certo scalpore. Il secondo elemento che trovate in quel piatto, sempre un elemento a crudo, una ricetta tipica della cucina crudista, il couscous di cavolfiore, a cui ho aggiunto il broccolo per dare una nota di sapore un attimino più speziato rispetto al dolcino del cavolfiore.
e sono mescolati questi petali gialli dal sapore vagamente di carciofo e queste sottili strisce bianche che altro non sono che i topinambur. Cosa sono i topinambur? Sono quelle meravigliose margheritone gialle, eccola qua, che adesso stanno cominciando appena appena a sfiorire. Allora, il topinambur è in realtà un girasole che fa il tubero sotto. E infatti il suo nome, Helianthus tuberosus, ci richiama subito alla sua botanica. Ce ne sono varietà sia coltivate sia spontanee. Io vi invito ad assaggiare queste spontanee con molta attenzione perché sentirete un fortissimo profumo di carciofo. E al di sopra avete questa foglia che vi sembrerà fritta, in realtà non è fritta, è assolutamente fatta crudo, semplicemente massaggiata con un po' di succo di limone e poi messa in essiccatore, un po' di sale, un po' di olio e poi messa in essiccatore. È la foglia della specie selvatica della salvia, la cosiddetta salvia dei prati, eccola qua. La salvia dei prati è una pianta che è stata usata e ammirata dall'uomo per le sue proprietà antisettiche e antibatteriche fin dalla notte dei tempi. Nel Medioevo la salvia dei prati veniva usata nella birrificazione. Tenete conto che il luppolo ha cominciato a entrare nella birrificazione piuttosto tardi qui in Europa, attorno al XIII-XIV secolo. Prima al posto del luppolo si usavano come aromatizzanti altre piante, tra cui la nostra salvia dei prati. Veniva usata anche per aromatizzare i formaggi. Eccola qua la nostra salvia dei prati. Ecco, i fiorellini viola che avete visto in questo couscous crudista sono quelli della salvia dei prati. Mettetene pochi, si mettono a crudo, sono molto delicati. Vi consiglio di metterne pochi perché il sapore è molto amaro e molto importante. E per quanto riguarda invece l'ultima preparazione che vi ho proposto, quella a cotto, c'è lo strato basale che è un, scusate il termine medico ma mi veniva così, lo strato basale è fatto con una purea di sedano rapa che è secondo me una radice straordinaria per il suo sapore e anche per, la sua ricchezza in nutrienti che forse è più conosciuta e amata nei paesi nordici, anche se nella zona del Veronese per fortuna abbiamo delle eccellenze e quindi forse tanti di noi, vista la vicinanza geografica, qua in Veneto lo conoscono, però nel resto d'Italia devo dire purtroppo è poco conosciuto. Il sedano rapa è stato cotto al cartoccio con rosmarino e aglio in forno, dopodiché ho sbollentato a parte il tarassaco, poi vi spiego meglio per chi non lo sapesse che cosa intendo con sbollentare. Dopodiché ho semplicemente lavorato a purea, ho tritato il tarassaco al coltello e ho semplicemente lavorato a purea con un po' di latte di soia e riso per dare cremosità e per andare a contrastare l'amaro importante che hanno sia il sedano rapa sia il tarassaco. E la purea è stata messa sul fondo del piatto perché, come forse sapete, il gusto amaro tende un po' a sovrastare gli altri e quindi è bene che sia percepito alla fine. Quindi l'idea era chiaramente anche quella di andare dall'alto verso il basso. Lo strato centrale è formato da un riso integrale coltivato dalle mie parti, un riso baldo, tanto per sfatare, scusate se ve l'ho fatto mangiare non caldo, ma tanto per sfatare il mito che i risotti con riso integrale non si fanno. E sentirete abbastanza cremosità perché come mantecatura, poco prima di fine cottura, ho frullato un po' di riso con un goccino di latte di soia e un pochino di crema di mandorle e poi ho mescolato il tutto. E quindi questo vi permette la possibilità di mantecare anche con un riso integrale come il baldo, che comunque è molto consistente. La nota acidula che sentite perché l'ho cotto con una buona quantità di un vino particolare che anch'esso è tradizione delle mie parti. Nero Bigotto, siamo in pianura il vino non si dovrebbe fare. Però si sa, alla vite siamo tutti legati
E quindi cosa succede? Che o si tratta in modo particolare, con i solfiti di solito, o altrimenti verso maggio il vino va in aceto, poi abbiamo tanto buon aceto e facciamo i sottaceti d'estate. Ma qualcuno dice, se il vino è ancora decente, quando vado a produrre il mio mosto e quindi ho le mie vinacce così ricche di lieviti, faccio il ripasso. Cioè butto il vino dell'anno precedente sulle vinacce, si riattivano i lieviti e ricomincia la fermentazione. Chiaramente lo si deve bere nel giro di un mese, ha una nota particolare molto tannica e un po' acidula, è la nota che sentite in questo risotto che ho voluto proporvi con questo prodotto che tutto sommato si trova solo in questo periodo. L'erba che vedete è l'ortica, semplicemente buttata un attimo in acqua bollente e tritata al coltello. L'ortica ha un sapore molto gradevole di per sé e quindi ho cercato di unire questi pochissimi elementi per dare comunque un sapore che fosse piacevole. L'ortica ha una nota molto fresca e leggermente dolce, quindi poteva stare a metà via. Come primo strato avete questo mix di frutti antichi e selvatici. Le palline blu sono sia uva Clinto sia i prugnoli, alcuni ancora leggono un po' perché ancora non hanno preso abbastanza freddo, però mi piaceva lasciarvi lo stesso la nota. Poi ci sono delle giuggiole e quelle piccoline sono l'antenato della pera. Questo è un pero selvatico, una pianta che ha delle spine belle grosse e che viene usata come porta innesto per le pere coltivate o veniva usata. Sì, quella lì. Potete mangiarla tranquillamente come se fosse una nespola. Dovete aspettare che diventi, da quasi l'idea di essere oltre il grado giusto di maturazione, ma è solo così che diventa edibile. Se provate a mangiarla quando la polpa è ancora soda, è peggio di un cacco, vi trovate con la bocca legata, come se qualcuno vi avesse intimato il silenzio. Mi piaceva portarvela perché anche questo non è un frutto che si trova chiaramente al supermercato. Io ce l'ho perché ho coltivato parecchie pere da seme per fare degli esperimenti di innesto e quando finalmente hanno cominciato a fruttificare ero entusiasta e ho voluto provare a declinarle in cucina. Ho provato a fare diverse salse dolci e salati, le ho messe in arroste di seitan e ho provato a fare delle marmellate e delle composte, secondo me hanno un sapore ineguagliabile, mi ricorda molto la nota finale che arriva, quello della noce moscata, e comunque hanno questa nota speziata che mi ha davvero conquistata.